My house near the here batik shop. You want to see? Yes, yes. Ah, dovrei anche parlarvi dell'arte del batik, ma la tipa che lo vendeva era così odiosa, una perfetta schiavista occidentale con la puzza sotto il naso. Ci siamo odiati a vicenda a prima vista. Comunque, il tipo era un venditore nato e alla fine mi ha portato a fare un massaggio ayurvedico. Per il massaggio ayurvedico deve rizzare le orecchie alla Fabia, perché mica esistono solo gli amam a questo mondo. Il massaggio in questione ha bisogno di pochissimo spazio. Nel retro del suo negozio si potrebbe fare benissimo. Bastano due lettini a oli naturali in quantità e qualità diverse e una graziosa ma energica ragazza. E quando sono arrivato a casa mi sono accorto che la graziosa ragazza del massaggio mi aveva anche sfilato dei soldi dal portafoglio. L'ho sentito come un tradimento. Questi, con i loro graziosi sorrisi, sono più ladruncoli degli altri, in fondo. Basta saperlo. Dall'innamoramento sto passando alla presa di coscienza, come vedete.